Ciao amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme la panna cotta alla frutta. Leggenda vuole che venne inventata agli inizi del Novecento nelle Langhe piemontesi da una signora ungherese. Le prime attestazioni le abbiamo nello stesso periodo dalla famiglia dei Songia. Negli anni 60, infatti, Ettore Songia, lo chef del ristorante stellato I Tre Citroni, fu il primo a mettere su carta la ricetta della panna cotta. Da allora il successo di questa ricetta è stato sorprendente e oggi si può gustare praticamente ovunque. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in ammollo 6 g di gelatina in acqua molto fredda per 10 minuti. Nel frattempo, in un pentolino mettiamo 500 ml di panna fresca di qualità, i semi di mezza bacca di vaniglia bourbon e 100 g di zucchero semolato. Mescoliamo per bene e portiamo a sfiorare l'ebollizione. Aggiungiamo la gelatina e mescoliamo finché si scioglie. Infine trasferiamo il composto in un contenitore con il beccuccio per aiutarci a riempire i bicchieri. In una teglia da muffin mettiamo un pezzo di carta su una formina e incliniamo un bicchiere a 45 gradi. Ci accertiamo che il bicchiere sia ben fermo e riempiamo in modo da coprire la base e arrivare al bordo, formando una specie di triangolo. Andiamo avanti così anche con gli altri. Mettiamo in frigo per almeno 6 ore. Adesso ci occupiamo del primo gusto, al mango. Quindi lo sbucciamo e lo tagliamo a pezzetti. Poi mettiamo in ammollo 2 g di gelatina per 10 minuti in acqua fredda. In un pentolino mettiamo 200 g di mango, 40 g di zucchero semolato e un cucchiaio di succo di limone. Mescoliamo finché si scioglierà tutto lo zucchero. Ora spegniamo il fuoco e frulliamo con un bimipimer fino ad ottenere un composto bello liscio. Poi mettiamo la gelatina ben strizzata e mescoliamo finché si scioglie. Infine mettiamo in una ciotola e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Proseguiamo allo stesso modo del mango con il secondo gusto, ai mirtilli. Nel pentolino mettiamo i mirtilli insieme a 40 g di zucchero e un cucchiaio di succo di limone. Poi li schiacciamo bene con una forchetta. I due gusti che seguiranno non avranno bisogno di essere frullati. Voilà! A seguire prepariamo il terzo gusto, al kiwi. Mescoliamo con una palettina finché lo zucchero si scioglie, poi spegniamo il fuoco e con una forchetta schiacciamo bene. Eccoci qua, prepariamo l'ultimo gusto, ai lamponi. Solite cose e se volete potete aggiungere più zucchero a vostro piacimento. Dopo 6 ore di riposo in frigo, tiriamo fuori i bicchieri, li mettiamo in piedi e aggiungiamo con un cucchiaio la frutta nella metà mancante, fino ad arrivare all'orlo del bicchiere. Suggeriamo di fare la panna cotta la sera prima e il giorno seguente fare solamente le coulis. Infine mettiamo i bicchieri su un vassoio e li trasferiamo in frigo per almeno 2 ore, ossia fin quando le coulis saranno solidificate.
Eccoci arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso gustiamo queste delizie. Iniziamo con la prima, al mango. Guardate che bel colore giallo intenso. Questo abbinamento è davvero buono. Subito si nota la panna cotta, leggera, delicata e bella vellutata. Subito dopo invece si nota il mango. Buonissimo, con questo gusto esotico e fresco completa il tutto. Passiamo al secondo gusto, ai lamponi. Buonissimo. Come prima si sente la panna cotta, poi questo gusto leggermente acido di lamponi che personalmente mi piace moltissimo. Ora passiamo al terzo gusto, kiwi. Guardate che bel colore verde. Buonissimo. Un altro gusto molto particolare, l'acidità del kiwi si sposa benissimo con la panna cotta. Procediamo con l'ultimo gusto, ai mirtilli. Proprio buono! Il mirtillo è uno dei miei frutti preferiti, con la panna cotta si sposa davvero bene. Insomma, cosa posso dirvi? Sono buonissimi, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici! Bene amici, il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.